Enzo Perlotta è stato un grande ambasciatore che ha svolto un ruolo chiave nella storia italiana ed europea. È il classico modello di ruolo che dobbiamo proporre alle nuove generazioni per mostrare loro come l'impegno nel servizio diplomatico può fare una differenza nel negoziato, nel lavoro di relazione, nell'impegno a 360 gradi per condurre l'azione diplomatica. Secondo punto che vorrei evidenziare, l'aspetto di grande integrità morale, i valori. Enzo Perlot è stato un uomo che non ha mai accettato compromessi su questo suo profilo di integrità personale. Io lo ricordo personalmente con grandissimo affetto, come una persona che non solo univa la capacità professionale propria dei diplomatici, quindi l'analisi e la relazione, ma con un grande coraggio personale nel momento della necessità, con uno straordinario understatement, l'umiltà in qualche altro modo si potrebbe definire, un senso dell'ironia sopraffino e nell'insieme una persona che quindi può ispirare i nostri giovani anche su una vita eticamente alta al servizio dello Stato. Fotografie che questo video sta mostrando e possiamo notare come Enzo Perlot è presente anche visivamente accanto ai grandi della costruzione europea. Tutto il suo percorso diplomatico Enzo Perlot lo svolge tra Roma e Bruxelles in posizione chiave per lo sviluppo dell'integrazione europea. Ci saranno delle eccezioni, non a caso eccezioni europee, in particolare del mondo germanico, Vienna, Monaco di Baviera e poi più tardi Lisbona e naturalmente la Germania, il paese nel quale ho avuto l'opportunità di conoscere e lavorare con l'ambasciatore Perlot. Però al di là dell'aspetto, diciamo, semplicemente dell'essere presente, va notato uno straordinario impegno dietro le quinte come proprio dei grandi diplomatici, accanto ai grandi giganti dell'integrazione europea, per far sviluppare questo progetto che porta una congerie di ex nemici, nazioni ex nemiche, a essere una entità ormai internazionale e poi sovranazionale, sempre più vicina a un ideale federale. C'è stato bisogno di un grande impegno di tanti giganti, non solo del mondo della politica, ma anche del mondo della diplomazia. Io considero Enzo Perlot sicuramente uno di questi giganti. Ci siamo conosciuti a Bruxelles quando l'ambasciatore Perlot era consigliere Perlot, era il consigliere stampa per le tre rappresentanze a Bruxelles, bilaterale, NATO e Comunità Europee. Ed io ero alla commissione come vice capo di gabinetto di uno dei due commissari italiani, Carlo Scaraccia Muñoz. Ci eravamo incontrati anche prima, naturalmente, ma ci siamo conosciuti meglio in quel periodo e ci siamo piaciuti, anche perché Enzo Perlot aveva, a parte la lucidità del pensiero e la gradevolezza del tratto, era un personaggio anche molto spiritoso. Soprattutto mi ricordo queste serate straordinarie passate a casa di amici o a casa sua, che terminavano con Enzo che suonava la fisarmonica a bocca, e questo era un fine di serata veramente molto 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 gradevole. Ci siamo ritrovati a Roma sulle questioni europee, che io seguivo dagli economici, lui le seguiva come portavoce del ministro in una dimensione più politica, per cui quelli sono stati gli anni in cui il ministro Colombo, insieme ai suoi più diretti collaboratori, penso al capo di gabinetto che era Raniero Vanni Racchirafi, Enzo Perlot,
capo del servizio stampa, Bruno Bottai, che era direttore generale degli affari politici, hanno inventato questa iniziativa insieme ai tedeschi per dare uno slancio politico al processo di integrazione. Ho ritrovato Enzo Pellot poi a Bruxelles, quando l'allora ambasciatore presso la NATO, attraversando la città, si trasferì presso la rappresentanza permanente alle comunità europee. Ero allora il capo segreteria, quindi da subito ho avuto occasione di stabilire un rapporto che è stato importante non soltanto dal punto di vista professionale, ma poi è diventato particolarmente intenso a livello personale. E poi una terza fase è stata quando ho raggiunto l'allora consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio Enzo Pellot a Palazzo Chigi. Lì nell'86, quando il Portogallo è entrato nell'Unione Europea, ed è stato molto fortunato a capitare lì proprio in quel momento. Io credo che quel momento sia stato per il Portogallo il punto d'arrivo di un lungo percorso storico. Il Portogallo è stato a lungo un po' come un'isola, non dico alla deriva certamente, ma un po' distante da tutto il resto dell'Europa, e questo senso di distanza che lo voleva un po' mediterraneo, un po' celtico, non ha perso le sue caratteristiche di ex paese coloniale. Qualcuno ha parlato di impero coloniale gassoso, perché sappiamo che c'è tanto Portogallo ancora oggi nei paesi che parlano portoghese, la quinta lingua più parlata al mondo. Ma sicuramente il Portogallo si è riscoperto europeo, con la sua particolare identità, un po' mediterranea, un po' celtica, un po' lusitana nel senso più stretto della parola. È un popolo veramente affascinante e sembra aver modellato quella terra tra il fragoroso silenzio dell'oceano e un confine europeo che sta dalla parte della Spagna, da cui arrivano una parte delle novità, non sempre buone, dicono i portoghesi. E ci si innamora anche della lingua, apparentemente non così dolce come la sua versione brasiliana, ma in realtà bella proprio perché, con tutte le sue vocali mute, in qualche modo nasconde un po' di mistero. Io credo che l'ambasciatore Pellot si sia innamorato del Portogallo per tutte queste ragioni, ma anche perché è un popolo che accoglie e ha un grande rispetto per i diplomatici, perché nella sua natura c'è questa proiezione verso l'esterno, verso gli altri mondi, verso l'America, verso l'Africa, verso l'Asia. Quindi l'ambasciatore è quello che poi torna a casa e ha qualcosa da raccontare a chi è rimasto. Del momento in cui l'allora cancelliere Kohl prese sotto braccio il suo amico Romano Prodi, presidente del Consiglio italiano, gli indicò il suo consigliere diplomatico e gli disse, con quel modo diretto che era la caratteristica, la cifra di Helmut Kohl: lui deve venire da noi in Germania, voglio che sia l'ambasciatore d'Italia a Bonn. E quindi ci siamo lasciati, ma poi ci siamo ritrovati in altre occasioni. Quando venne stilato l'elenco degli 11, degli allora 15 Stati membri, che soddisfacevano i criteri per l'ingresso dell'Unione Economica e Monetaria, è stata una decisione fondamentale per i destini del nostro Paese, che non è arrivato a caso, perché è stato il frutto di un lavoro intensissimo. Io l'ho seguita da Palazzo Chigi, lavorando fianco a fianco con Roberto Nigido, e Enzo Pellot ne è stato protagonista a Bonn. La Germania, infatti, era il paese che più di tutti politicamente riteneva fondamentale
che l'Italia ancora una volta fosse nel drappello di testa e fosse protagonista del processo di integrazione europea. Il progetto di Prodi era l'adesione alla moneta unica europea. Io non credo al nucleo duro, io credo che i tedeschi e anche i francesi fossero convinti che l'Italia non era in grado di partecipare alla moneta unica, perché la moneta unica, per come era stata concepita, cioè con una unione monetaria non sostenuta da un'unione economica, basava la sopravvivenza e il successo della moneta unica sulle discipline in materia di bilancio dei paesi membri. E l'Italia aveva dato continue prove di incapacità di controllare il bilancio. E l'incapacità di controllare il bilancio era poi all'origine delle svalutazioni costanti della nostra moneta. Non ci credeva nemmeno la Francia, che ha sempre voluto nel rapporto con la Germania avere l'Italia accanto, appunto per riequilibrare questo peso molto forte della Germania. Ora, perché fu tanto importante il ruolo di Enzo Perlot in quel periodo? Dobbiamo ricordare che il Trattato di Maastricht era nato qualche anno prima e che era stato poi ratificato nonostante una fase abbastanza turbolenta dal punto di vista economico. Il Trattato di Maastricht poneva le basi per la nascita dell'Unione Economica Monetaria, permettendo che questa nascesse per un piccolo gruppo di paesi che dovevano avere però, per dirla in maniera semplice, i conti in ordine dal punto di vista fiscale. Ora, l'Italia a metà degli anni 90 ha delle sfide dal punto di vista della gestione del debito pubblico, da molti anni ha un grande avanzo di bilancio, e sarà uno dei punti su cui Enzo Perlot giocherà. Tuttavia c'è un grosso fardello per il pagamento del servizio degli interessi. Come consigliere diplomatico del presidente del Consiglio Prodi, aveva aiutato a vergare la lettera con la quale il presidente Prodi aveva chiaramente messo nero su bianco la volontà dell'Italia di essere a fianco della Germania e della Francia nel nucleo dei paesi fondatori. Arrivato a Bonn, Enzo Perlot si rende conto che i tedeschi non sono d'accordo. Questo gli causa, devo dire, un dolore personale, perché proprio in tutto quel suo percorso di integrazione europea che lui ha compiuto da protagonista, lui ha sempre considerato la Germania come l'alleato naturale per costruire insieme questa Europa sempre più federale. Però nel paese, nella Germania di quel momento, ci sono forze che sono contro questa entrata dell'Italia nel nucleo dei paesi fondatori per motivi essenzialmente legati alla tematica del debito pubblico e della disciplina fiscale. La Francia si convinse quando nel 96, settembre del 96, l'Italia fece un'ulteriore svalutazione, siamo dentro, ma insomma i margini erano 2,5, poi avevamo il doppio margine, evidentemente, valutazione fino al 10%. E i produttori di tessili francesi erano in rivoluzione. Allora Chirac si convinse che, insomma, legare le mani all'Italia impedendo di svalutare la moneta era di interesse preminente anche per la Francia. E quindi furono nostri alleati i francesi in tutta questa cosa. Chi era contro? Erano contro i tedeschi e gli olandesi, perché continuavano a credere che l'Italia non ce l'avrebbe fatta a controllare il bilancio. Però allora la scommessa era sulla capacità di agganciare i cosiddetti parametri di Maastricht. E quindi il governo Prodi fece uno sforzo intenso per mettere sotto controllo la spesa, ridurre
il deficit entro il parametro del 3%, cominciare la riduzione del debito pubblico. In effetti, nei due anni del governo Prodi, il debito pubblico scese dal, credo, dal 120% al 114%, quindi fu una diminuzione sostanziale. In piedi un gruppo informale che chiamammo la Banda dei Quattro, o con una, mutuando l'espressione cinese, la Gang of Four, di cui facevano parte appunto l'Ufficio del Consigliere Diplomatico, la Banca d'Italia, il Ministero degli Esteri e il Ministero del Tesoro, di cui in quel momento Mario Draghi era direttore generale. E quindi iniziammo un periplo europeo per presentare il caso italiano. Certamente la visita più importante fu quella che effettuammo in Germania. Momento molto importante sia per quanto riguarda i rapporti politici con il governo federale, sia poi in un secondo momento una importante visita a Monaco, in cui Romano Prodi, presidente del Consiglio, e Stoiber, ministro presidente della Baviera, si parlarono con grande schiettezza. Un incontro di cui conservo un ricordo vivissimo. Certamente tutta questa fase poté contare sul ruolo fondamentale dell'ambasciatore d'Italia in Germania, Enzo Perlotta. Mettere in campo all'interno della Germania, usando tutta una sinfonia di strumenti, dai contatti con la politica, con l'economia, alla comunicazione pubblica, la cosiddetta public diplomacy, una sinfonia di interventi per affiancare quelle che erano le misure che si adottavano a Roma con azioni di persuasione, per persuadere i tedeschi che l'Italia doveva essere, l'Italia non poteva non essere parte, perché questo era un interesse nazionale primario degli italiani e dell'Italia, e perché l'Italia effettivamente lo meritava. Io ho avuto la fortuna, da ragazzino dell'ambasciata, di aiutarlo, anche di assisterlo in molti di questi passi che poi hanno coinvolto direttamente le autorità di governo, le numerose visite del Presidente del Consiglio, del Ministro delle finanze, del tesoro e del suo direttore generale, per poter comunicare quanto stavamo dicendo. E naturalmente è ovvio che per me è stata una enorme, grandissima lezione, non solo di tecnica diplomatica a 360 gradi, ma direi anche una grande lezione di europeismo, una grande lezione di patriottismo italiano e una grande lezione di etica personale. Ricordo che quando poi si arrivò dall'ostracismo iniziale al via libera, alla luce verde, dopo mesi e mesi durissimi in cui, ripeto, non c'era molta simpatia per le nostre tesi, in quel momento vidi e compresi davvero a livello personale e umano il significato di avere dei grandi ambasciatori, dei grandi diplomatici che con la loro azione riescono a abilitare poi delle politiche internazionali virtuose a beneficio dell'interesse nazionale. Anche i tedeschi avevano creduto alle promesse che gli avevano fatto Ciampi, ministro del Tesoro, e Prodi, presidente del Consiglio. Poi gli avevano detto: no, noi adesso il nostro governo terrà un controllo molto stretto del bilancio. Credettero a queste promesse. E poi, soprattutto Kohl, aveva la percezione che un passo importante verso l'unificazione anche politica
come la moneta unica non si poteva fare senza l'Italia. Il diplomatico non deve e non può sostituirsi alle amministrazioni specialistiche, come in questo caso per la parte finanziaria, il Ministero all'epoca del Tesoro, oggi lo chiamiamo il Ministero dell'Economia, ma ha il dovere di interloquire con le amministrazioni tecniche, come avvenne in maniera autorevole grazie a Perlot in quegli anni, dando il contesto politico e la geografia delle forze che poi giocano a favore o contro determinati esiti tecnici. Se uno lo comprende, lo vede in questi termini, sembra chiaro che non parliamo di barriere, ma parliamo di un'osmosi tra diverse discipline, e il diplomatico, e lo dimostra straordinariamente Perlot, deve cogliere il senso politico del dossier tecnico per poi permettere di poterlo tradurre in pratica e rendere il dossier politico italiano vincitore in ambito europeo. Vorrei fare naturalmente l'esempio della Germania, della campagna dell'euro, in cui l'Italia indicò chiaramente quella che era sempre in ambito tecnico un interesse specifico di una componente importante della vita tedesca, l'industria, la quale, rispetto, se vogliamo, all'establishment finanziario, aveva l'interesse di non favorire svalutazioni cosiddette competitive della lira. Non a caso fu uno dei capo degli industriali della cosiddetta BDI che per primo si spese a favore nostro, rafforzando così anche la gestione finanziaria del dossier da parte del Ministero del Tesoro. Un esempio di come il diplomatico deve sintetizzare il messaggio tecnico nell'ambito dell'interesse nazionale. Una serie di leader europei avevano in quel momento un rapporto particolarmente stretto con l'allora Presidente del Consiglio Romano Prodi, ma certamente una figura fondamentale era il cancelliere tedesco. Il cancelliere tedesco che appunto con il suo amico Romano Prodi da subito stabilì un rapporto particolarmente intenso, ma come sappiamo bene noi diplomatici, dietro questi rapporti personali fra i leader vi è un lavoro fondamentale che si svolge ogni giorno, che ambasciatori illuminati in grado di rappresentare gli interessi del proprio paese, ma anche di conoscere profondamente la realtà, le dinamiche del paese in cui si serve, possono veramente essere protagonisti. Questo fu il ruolo di Enzo Perlot, un grande diplomatico italiano che aveva l'Europa come suo spazio naturale, dimostrando come l'interesse dell'Italia possa essere rappresentato nel modo migliore in una cornice europea di cui l'Italia è protagonista. Enzo Perlot nella sua storia personale, nella sua biografia professionale ha svolto al meglio questo ruolo e credo che quella decisione che portò alla nomina di Romano Prodi alla presidenza della Commissione europea, decisione di grande prestigio per l'Italia, porta il chiaro segno del lavoro di Enzo Perlot. Ja, ich bin der italienische Botschafter. Ich heiße Enzo Perlot. Ich bin hier seit September 96. Wir werden 1. August, 2. August, 1. August ist ein Sonntag, aber 2. August unsere alte Botschaft in Berlin wieder öffnen. Nach praktisch 55 Jahren.